Dopo la fase più buia della pandemia con le chiusure forzate e i ristori insufficienti per il mondo delle palestre e dello sport in generale, si arriva a un momento di ripartenza che però non è scontata. Come racconta Alessandro Candian, titolare della Life Combat di Abbiate Grasso, una delle conseguenze dei lockdown e delle zone rosse è la difficoltà di riportare lo stesso numero di persone a fare attività fisica e ridare loro la voglia di allenarsi. Il problema è che ovviamente la chiusura forzata ha portato una grossa crisi in termini di rientri. A giugno 2020, per esempio, ovviamente dopo l'ok del governo, con tutte le precauzioni e il contingentamento richiesto, considerate che è rientrato circa un 10% di tesserati. Ovviamente da ottobre, il 24 ottobre, a seguito dell'ulteriore chiusura, che nessuno ovviamente si aspettava si protraesse per 8 mesi, ben 8 mesi, la situazione è veramente molto più drastica. Abbiamo provato, cercato di attivare altre modalità di servizio, abbiamo cercato di fare lezioni streaming, ovviamente però il riscontro non è stato delle migliori, ecco. Da invece aprile, con il passaggio in zona arancione, abbiamo avuto la possibilità, grazie al parco dei bersaglieri, il dottor Consalvo, il dottor Pisani, che gestiscono il parco, di avere la possibilità di ritornare anche, diciamo, a svolgere quella che è l'attività di base, che ovviamente non è consentita. Ovviamente non si capisce il perché l'agonista può allenarsi e l'atleta di base non lo può fare. Questo, da professionista di settore, non lo capisco e non lo voglio comprendere, nel senso che con tutti i dovuti accorgimenti tutto si poteva fare e tutto si può fare, perché lo sport, tutti ben sanno che non è un'attività che crea contagi, anzi aiuta magari ad alzare le difese immunitarie, aiuta il benessere e quant'altro. Cosa che oggi invece riscontriamo avere dei problemi. Allievi che tornano al parco in sovrappeso, allievi, i giovani rinchiusi in casa senza poter neanche andare a scuola, con gli occhi spenti. La cosa più brutta è vedere un bambino con gli occhi spenti, okay? Cercare di fargli tornare la voglia di fare, di vivere, che adesso sarà molto, molto difficile che riprendere.